Le restrizioni imposte dal coronavirus hanno colpito pesantemente anche luoghi di attività motoria e sportiva come le palestre, ancor più se si pensa che il periodo appena trascorso è per loro quello più attivo. Un esempio lo troviamo presso una storica palestra di Bologna, lo Sport Village. Una struttura come questa, sui 2000 metri quadri, con il personale che abbiamo e i costi che esistono, andiamo sicuramente sui 500-600 mila euro di costi fissi all'anno. Questo è un impegno micidiale, perché qui dentro ci lavorano 40 persone, che sono 2 mesi e passa, che non vedono una lira, perché qui nessuno ci dà una mano, perché noi abbiamo costi fissi costanti e non siamo in grado di sopportare questo peso. Quindi, poco che sia, dobbiamo riprendere a muoverci, perché la ruota deve ricominciare a girare in qualche modo. Sempre a Bologna, nella palestra Bodyline, Roberto e Vladimir, non conoscendo ancora le linee guida che dovranno adottare, si sono preparati alla riapertura dotandosi di un misuratore di temperatura e di un regolamento interno da far rispettare ai frequentatori della palestra. È importante che la clientela si adegui, si comporti nella maniera più giusta per il rispetto di se stessi e degli altri. Quindi ci saranno dei tempi di allenamento più ridotti, 1 ora e mezzo massimo. Ci sarà l'obbligo di igienizzazione di qualsiasi tipo di attrezzo, sia prima che alla fine dell'allenamento. Utilizzare lo stesso attrezzo dall'inizio alla fine senza spostamenti tra un allenamento e l'altro. Quindi si cercherà di rimodulare tutto quello che è la vita che fino ad ora era la palestra per questo momento emergenziale. Un'altra forte limitazione imposta dal Covid è l'impossibilità di fare allenamenti di gruppo. Allora qui si cerca di valorizzare gli spazi esterni. In palestra assolutamente non si potranno fare i corsi per via della ridotta distanza. Noi fortunatamente abbiamo un'area verde all'esterno della palestra, con le dovute autorizzazioni potrà essere utilizzata per poter fare i corsi all'esterno, dato che tutte le disposizioni che sono state date finora spiegano che l'attività all'esterno permette molte più cose rispetto all'attività all'interno. Quindi, pur nella diversità delle situazioni, i gestori di palestre sono pronti a ripartire dimostrando efficienza ed utilità. Qui abbiamo solo dello spazio, abbiamo solo delle attrezzature, possiamo mettere le persone in maniera tale da non avere nessun tipo di vicinanza e poter lavorare sportivamente parlando in maniera autonoma, libera e tranquilla. E insomma, si deve ripartire, hanno qualche giorno in più le palestre.